Come direbbe Guido Meda, l'Inter c'è, c'è stato anche uno strepitoso carne secchi che potevamo vincere 1-0, ha parato pure la madre, il padre, la suocera, tutta la famiglia, i cugini, l'Inter c'è e soprattutto è vero che era l'ultima squadra, l'ultima in classifica, questo bisogna dirlo, però l'Inter soffre più queste squadre che giocano un po' più chiuse, compatte, dove non ci sono linee di passaggio e quindi ti costringono alla giocata individuale, dribbling in primis, che l'Inter non ha, quindi era una partita difficilissima e Lautaro oggi si è comportato da leader, si è preso in mano l'Inter, Lautaro Martinez si prende in mano l'Inter e ci porta alla vittoria, ok? Grande, grande Inter no, ma l'Inter c'è, io sono soddisfatto perché sono partiti dal primo minuto, nonostante, ripeto, l'ultima in classifica non puoi avere quella motivazione famelica che ti può dare una grande squadra, perché ormai quest'Inter, ragazzi, è per le grandi partite, per le grandi occasioni, ecco perché io sono l'unico folle in tutta Italia che dice che possiamo arrivare in fondo in Champions League. Per il resto, partita giusta da parte di tutti, è stato decente anche Gagliardini. L'unica pecca di questa partita è vedere Gagliardini con la fascia di capitano, che è proprio il simbolo del decadimento della nostra povera Inter rispetto ai fasti del passato. Per il resto, Darmian, ragazzi, di che cosa dobbiamo parlare? Per il resto, Mkhitaryan, strepitoso. Per il resto, Di Marco, una garanzia. E Çalhanoğlu, ragazzi, ormai io penso che Brozovic non lo riprenderà più il suo posto, perché Çalhanoğlu in quel ruolo, anche in interdizione, è un giocatore totale, uscito perché ha ammonito, perché anch'io ho bestemmiato quando non ha tolto Gagliardini, ma ha messo Lautaro, ha tolto Çalhanoğlu, ma era ammonito, ci sta con la, e la partita di Skriniar con l'Empoli ci insegna che se sei ammonito rischi di essere espulso, quindi è una linea di pensiero inusuale, però che porta i frutti, perché rischi di rimanere in 10 e poi vai in crisi, già non riesci a giocare bene in 11, figurati in 10. Per il resto, partita, ragazzi, l'Inter ha giocato bene, c'è poco da dire, poco da recriminare. Lautaro ha giocato da leader, cosa che personalmente per me non è, quindi spero che continui, spero mi possa smentire. Per il resto, ragazzi, loro hanno fatto il gol più bello nella storia di Okereke, segna l'andata con l'Inter, segna il ritorno e poi fa come 3-4-5 gol all'anno, giusto per... E purtroppo l'Inter ha sempre avuto questo dono, l'Inter ha sempre avuto questa... diciamo questa... come ve la devi... questo fluido miracoloso che riesce a resuscitare, neanche vostro Lazzaro, i morti, riesce a creare una favola a cani e porci, e ad oggi Okereke è stata la dimostrazione. Non mi interessa, c'è poco da fare, quelli con la puzza sotto il naso, dovevamo vincere, l'Inter ha vinto, con la Cremonese il Milan ci ha pareggiato, con la Juve ci ha vinto a culissimo, quindi calma e sangue freddo, l'Inter c'è. Stop, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e andate a vedere il video di Diego Ligorio, che secondo me, conoscendolo, inizia col coro "io chiamo solo te". Vediamo se ci ha azzeccato. Ciao, ciao Serginio. Iscrivetevi, stronzi.